Allora, incredibile, assurdo, mi vedete truccata, vestita decentemente, pettinata, ci ho provato. Io, raga, non so perché ci provo, cioè, io con il cosa per fare i boccoli, comincio a fare i boccoli qua, perché io vorrei, sapete, quell'effetto un po' ala, tipo così, non ci riesco, non sono assolutamente capace, qualcuno è capace, insegnatemi, vi prego. Comunque, oggi è una giornatina molto divertente. Andrò all'IKEA a brevissimo e poi una bella serata con cibo dell'IKEA, amici, giochi, quindi ragazzo, quindi niente, voglio portarvi con me. E niente, che bello, non vedo l'ora di andare all'IKEA, ho fame, voglio un dolcino. Ed eccoci qua, il vlog nel vlog, da quanto tempo non dicevo questa cosa? Vlog nel vlog. Vlog nel vlog, ciao Sid! Che bello, c'è già la roba di Natale, cioè no, non molto al momento, però insomma è già qualcosa. I genitori di Younes, sì, sono attesi allo Fulco, sono attesi allo svolo all'ingresso del... Il panorama super bello e romantico dell'autostrada, ma... Allora, ho preso un pezzetto di torta al cioccolatino, torta di mele, caffè con zabaione. Quanto ho speso? Ah, dell'acqua anche? Non so neanche quanto speso, 6 euro tipo, sì. E lei che sta ancora vloggando cinnamon roll e caffè, stesso caffè, e niente, ciao. Video assaggi IKEA, torta cioccolatino. Quanto è morbido, aiuto. Il sapore è buono, abbastanza normale. La consistenza, wow, è stracremosa. Torta di mele. Buono. Anche se non ce n'è tanto di pure di mele, si sente bene il sapore. Metti un po' la cannella, ma non è tanta, quindi non mi dispiace. Qui in tempo troverai la fantastica cacaela scontata, che passa da 35 a 25 euro. Non perdo. Primo cinnamon roll della mia vita, lo assaggio giusto con un mozzichetto. Primo e ultimo. Sono solo di cannella, solo. Ovviamente. Abbiamo cominciato a fare i giri, la prima cosa che ho visto è questo coniglio. Anzi, la prima cosa che ho visto sono i suoi dentini. Che carini. Devo dire che, raga, in una stanza da gaming, una cosa del genere, ci starebbe molto bene. Però ormai i prezzi sono diventati... Dov'è cavolo è? Sono diventati un pochino allucinanti anche all'IKEA. Ci sono molte cose nella mia casa che sono di IKEA. La cosa che odio di più è il divano. Mai più comprerò un divano all'IKEA. Ma che cavolo? Vorrei la capacità di quelli che lavorano di IKEA di arredare, perché io non ce l'ho e mi servirebbe, visto che devo fare una casa nuova. Tra l'altro ci sono alcuni mobili che io so che non dovrei comprare qui, perché come vi dicevo ho avuto tanti problemi con i mobili IKEA. Ma tipo questo tavolo della cucina, sia per cioè proprio per i colori, per come è fatto, mi piace da morire. Io adoro l'abbinamento del bianco con il legno sopra, tipo così come mi piacerebbe fatto così anche un mobile da cucina. Non questo ad esempio, però insomma, per farvi capire. Dopo se ne vedo uno ve lo faccio vedere. Avere una vista così dal balcone non male. Ancora il mio abbinamento di colori che vi dicevo, quanto è bello. Dai, ecco, no, io intendevo il contrario, però legno e bianco, ma al contrario, il sotto bianco e sopra il legno, così non mi piace. Ma io ho visto tantissime volte nei video di TikTok della gente che fa vedere le postazioni da PC questa lampada, non pensavo fosse IKEA, ma non trovo il prezzo. Sto ai colori giusti, ma non mi piace il mobile. Vi contate che io adesso non devo prendere praticamente nulla, sono venuta qui perché per accompagnare la Sida, e poi non mi dispiace di andare all'IKEA. Questi in futuro, secondo me, quando vengo a prendere altra roba per la casa, saranno miei. Questo tavolo sembra bellissimo, cioè con gli scaldamuscoli non si capisce più di tanto, che belli gli scaldamuscoli da tavolo. Ecco, qui ci sono molte cose che vedo che mi piacciono, il lavandino no. Però questo stile è un pochino country, ma manco troppo. I colori, come dicevo, sono giusti. Che bellina. Ecco la panoramica un po' meglio. Questo in futuro per la casa nuova. Non compro niente adesso per la casa nuova, raga. Giustamente non ha senso che mi compro cose che dovrò portare in un trasloco, tanto saranno ancora qua. Ma per i biscotti. Su. Allora, mi sono seduta in un divano a caso per riposarmi. Quanto è comodo. Cioè io sto guardando letteralmente in soffitto, quindi non è comodo per guardare la TV, ma a parte quello è comodissimo. Io volevo farvi vedere la scrivania che voglio, perché questa è una delle poche cose che so che comprerò da IKEA. Quello che voglio saranno... La scrivania! Esatto. Io voglio, non so, una roba del genere, e poi dall'altro lato, non lo so, probabilmente altri cassetti, però sopra il piano sarà tipo di questo colore qua, mentre il resto bianco, come stavo dicendo da tutto il video tipo. E niente, volevo farvela vedere, invece no, perché non c'è in esposizione. Non la vorrei, però mi piace un sacco perché mi ricorda molto, non so, un piccolo loft di New York. Ah sì, mi si vede nello specchio, ciao. Questo mobiletto che è per le scarpe
in un ingresso? No, raga. Sono quasi io. Quasi. Io non riesco a capire perché all'IKEA non hanno i mobili seri da bagno. Cioè, per dire, questo è abbastanza grandino. Però di solito ci sono mobili che hanno anche tipo, non so, scaffali che vanno su, in cui c'è attaccato il mega specchio, cose così. Ecco, da IKEA non hanno niente del genere. Ed è un peccato. Vimini e piante finte, vimini e piante finte, che meraviglia. Devo dire, io non ho mai fatto caso molto al reparto quadri IKEA, ma hanno le versioni stampate dei quadri di Van Gogh e soprattutto questa tavola periodica, che non penso voi possiate capire quanto è grosso sto quadro, cioè è tipo grosso quanto il mio letto matrimoniale gigante. Anche questa piantina nella terra non è proprio piccola, insomma. Cioè, qua mi arriva al mento e io sono ne 80, per dire, eh. Amante di Animal Crossing, fatevi sentire, non sono di Volpolo questi. O forse sì. Sto dicendo giusto poco fa alla Sid che io volevo esattamente queste cose qui da attaccare nel mio futuro studio, appunto, che sono veramente perfette, secondo me. Però appunto non adesso, raga, cioè non ha senso, come dicevo, che compro cose adesso, però lei le aveva prese, che ce le ha tra l'altro anni fa, quindi... Oh Gesù, spero di non aver rotto niente. Spero che ci siano ancora quando riuscirò ad avere la casa e lo studio nuovo da arredare. Altra cosa che voglio per lo studio, mamma mia, raga, che voglia che ho di fare sto trasloco, che non ho ancora la casa, diventa difficile. Raga, i vasi, quanto sono belli i vasi. Anche i fiori, ma i vasi, con dentro i fiori. Io non vedo l'ora, raga, non vedo l'ora. Io comincio le riprese che non c'è nessuno. A tempo 3 secondi mi ritrovo qualcuno qua che aspetta che io mi sposti. Allora, intanto questo vaso con questa orchidea finta, che è troppo carina, li compro prima di subito, ma quanti abbinamenti sto provando, tipo questa pianta rosa con questo vaso rosa, cioè comprerò troppe cose, raga, quando tornerò qui per la casa, oh mio Dio, troppe, cioè queste piante finte sono bellissime, e cioè sembrano vere, cavolo, raga, non tutte, ma la maggior parte sembrano vere. Ignorando i pupazzi e quei cassetti che non mi piacciono, questo mobile, questo Kallax di questo colore con questi cosi bianchi, tanto per cambiare, non uso, non mi piace questo abbinamento, non l'avevate capito, ma che me lo ricorderò. Roba di Natale, non vedo niente di emozionante sinceramente, però mi piace l'atmosfera, lo ammetto. Sono veramente comoda a portare questa cosa molto piccola e vediamo se ci sta in macchina. Allora, siamo passati anche dal reparto cibo, appunto, perché dobbiamo cenare stasera e abbiamo già deciso di fare una cena con cose IKEA, e adesso appunto vi porto con noi anche in questa parte del vlog. Ce l'abbiamo fatta! La Sid si sederà dietro e non di fianco a me, ma ce l'abbiamo fatta! Sono un taxi! Perché ero tu? Perché mi mette il flash, tipo, sono un taxi e il mio passeggero qua di fianco è un mobile Billy! Ciao Billy, come stai? Dove vogliamo andare? Polpette di carne, polpette di verdure, purè. Questo no, quello dietro è purè. Salsa barbecue, che non è dell'IKEA però, quindi non va bene. Allora, sono piena da morire, ma le polpette vegane dell'IKEA non le abbiamo mangiate e le ho comprate per me, so già che mi piacciono molto. E a quelle gli do un voto 8. Quelle vegetariane non mi sono piaciute, con i pezzetti di verdura così. Di solito amo una roba con la verdura, quelle non mi sono piaciute, voto 4. Di carne, non di pollo, quelle non le abbiamo prese. Quelle di carne, raga, buonissimo, voto 10. E anche il purè mi è piaciuto tantissimo. Cos'è che stai mimando tu? Mi bisogna ridere perché le cose nella bocca. Chiaro. Taco! Sembrava un taco, no, sembrava un nacio. Leggi la sembra. Gatto! Capra! Aia! Allora... Il gioco che avete appena visto è molto carino, bisogna dire in ordine certe parole, e quando la parola combacia con la carta che si è messa, si mette la mano sul tavolo. L'ultimo che ha messo la mano prende le carte, chi finisce le carte vince. Ok. Questo è un macello, ognuno ha proprio mazzetto e bisogna fare alcune azioni con altre persone che hanno le stesse azioni. Adesso vi lascio uno spezzone perché vedrete, non si capisce una gran cippa di niente, è bellissimo! Il gioco è questo e vedrete che figata. 3, 2, 1... Via! Scambia posto!
servizio di telefono. Altro giochino. Raga, la mia amica comunque ha uno small business anche lei. Vi va se faccio una volta un video per approfondire questo suo mondo e parlarne un po' insieme? Insomma, secondo me è un sacco carina come cosa. E con tutti che fanno cose, il vlog lo finisco qui. Ciao a tutti. Ciao. E niente, speriamo vi sia piaciuto. Ciao.